Beruschi, scusi, ma successo con le donne solo alla fine dell'operetta, prima niente. Vogliamo parlare di quello che succede prima? No, no, io ormai scherzo con le donne, vedete, sono meravigliose. Si parte dalla coreografa qua, la coreografa, lo lodo, do, tu sei un uomo, non mi interessa, ma ci sono anche io, anche te, così, guarda. Loro, visto che belle, e... io sono un consulente più che altro, ecco. Questa sera è più sembrato persino un facilitatore dell'operetta. Sì, perché noi, inteso noi così plurale, no, noi vecchie pantegane non abbiamo avuto delle grandi prove. Bisogna dire che perfetti loro, il balletto, così, il coro, ma il merito tutto di quell'uomo lì, il Conte Danilo, lui venga Conte Danilo, l'ho visto da piccolo, la colpa di tutto il bello è sua, la colpa di tutte le sfaccettature sbagliate è mia, guardalo lì il Conte, l'ho visto da piccolo e lui era innamorato della Glavari e io li conoscevo, li ho visti crescere, poi quando c'è il grano, eh. No, guardi, siccome siamo a Bolzaneto, non sarà Santa Madonna della Guardia? No, perché non c'è DSM. Ho capito, ma perché non ci ho pensato prima? Sua Maestà! È vero, è lui! Sua Maestà, è vero! Lo sa che in un teatro dedicato a Govi lei ci sta perfettamente? Ah, è bella questa cosa, mi emoziona perché io sono veramente per Govio, avrei fatto follie, ma ero ancora un ragioniere. Poi ho conosciuto la signora Rina e insieme a Molinari mi dicevano di fare qualcosa, ma secondo me quando una commedia è fatta da un grande come Govi non si può rifare, sarei nemmeno un'imitazione, niente. Però Molinari ha un testo che Govi non faceva da tanti che ha fatto e me l'aveva dato, poi non è successo niente, ma intanto che siamo vivi può succedere. Dai Enrico, ma perché dici quelle stupidaggini? Dico, mamma, a me mi pagano. Allora di stupidaggini. E allora, ho sognato mio papà che mi è venuto in sogno e mi ha detto, guarda Enrico, sono ancora in purgatorio. Però 20 anni
anni senza la tua mamma è come essere in paradiso.